Col professor Martino, tanti sono i musei. Qui è un museo che mi ricorda un po' en plein air di Einaudi, no? Tante memorie scritte, tanti pensieri sul primo presidente votato della Repubblica Italiana. E vedremo anche la sua casa, la sua residenza, e, insomma, un uomo amato qua a Dogliani. Sicuramente. E lui amava moltissimo Dogliani. Abbiamo trovato e custodiamo una quarantina di tavolette di legno del 1600 provenienti dal santuario di San Quirico. E qui quanti ex voto ci sono in questa magnificenza di questa cappella che ha ancora la sua storia? Ci sono oltre 200 ex voto, quasi prevalenza tavolette di legno, però ne abbiamo fatto un libro dove ne abbiamo riprodotti tutti, 250 circa. E qui, professore, questa cappella merita anche un piccolo inciso perché è una cappella rimasta in piedi, come si vuol dire. Del vecchio complesso del convento del Carmine, creato a fine 400, inizio 500, la vecchia chiesa era pericolante, è stata demolita e questa era una cappella laterale che è rimasta in piedi, che abbiamo così pensato di adibire a piccolo museo degli ex voto. Non può mancare a Dogliani la bicicletta per vivere questo arrivo in Borgo Castello, la sua bellezza, e lo viviamo in questo passeggio in bicicletta e non solo, scopriremo tante bellezze artistiche che sono il cuore, la vita di Dogliani. Ah, dopo un bel giro in bicicletta, per moderna che sia, è sempre pedalare, sempre pedalare qui a Dogliani. Mi faccio baciare dal sole dell'autunno, dal sole dell'autunno, e
qui a un tavolo, come fosse a un pranzo, a un momento di riposo, incontro con piacere l'assessore, l'architetto Emanuele. Emanuele, qui a Dogliani, beh, con te facciamo questo cammino in questo Borgo Castello, dove ricorderemo, tra questo finire di mattinata e il primo pomeriggio, ricorderemo certamente Schellino, ricorderemo questa magnificenza d'arte che è un po' anche la tua materia, di questo mondo di bellezza che io dico sempre, da una possibile distonia d'un tempo è nata un concentrico particolare di opere d'arte. E qui siamo dinanzi a uno dei tanti templi, quasi tante bellezze, tante chiese nel popolare, ma anche tempi di attenta costruzione. E qui siamo dinanzi, con queste pile importanti, a queste colonne importanti, a questa chiesa dell'Immacolata Concezione. Qui ci troviamo di fronte a una delle opere dell'architetto Schellino, concittadino, architetto. Non mi nascondo che è nato il mio stesso giorno, la mia stessa data di nascita, quindi ci accomuna anche questa cosa qua. In più, non lo sapevi questo, Claudio? No, non lo sapevo, è bellissima questa cosa. Vedi che la storia è sempre un po' ironica. Ecco, qui abbiamo lo Schellino si è dibattuto nell'Ottocento tra il gestire alcuni stili più classico, più neogotico. Questa è un'esperienza di neoclassico. Abbiamo queste colonne doriche importanti, Immacolata Concezione, il colore bianco della purezza è una delle opere più importanti che abbiamo qui nel Borgo di Castello. Continuiamo. Strade, portici, incontri. Qui siamo alla calcografia al pozzo, cornici d'arte. Qui è proprio Teresita Terreno, un artista che conosciamo perché opere uniche, opere particolari, opere di bellezza, e sono magnifiche, sono meravigliose. Mostre in corso qui con Claudio Durando, Gianni Gallo, Teresio Polastro e lei, l'artista Transizioni, proprio qui a Dogliani. Guardate ad esempio quest'opera, queste galline quasi sconnesse, scompigliate, a dire abbiamo la bellezza a Dogliani, abbiamo la bellezza a Dogliani. E entriamo al battito di porta di Alamanna. Macchine, inchiostri, profumi, carta, sensazioni, pennelli, quadri, calcografia, Teresita. Ma qui è un mondo, beh, si inserisce bene nell'arte schelliniana, nel mondo dei Naudi. Insomma, l'arte Dogliani è anche qui. Questa calcografia, queste macchine dal tempo, quanti anni? Oh, ci sono delle macchine che sono molto 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 vecchie, quelle da stampa sono vecchie, avranno 100 anni e ne abbiamo due Heidenberg, e qui invece ci sono dei torchi calcografici, questo qui è meccanizzato, quest'altro invece è manuale, e questi torchi servono per stampare le incisioni. Stampare le incisioni e Teresita artista. L'arte, no? Quando nasce l'arte, proprio desiderio della pittura? Io da sempre ho disegnato. Io quando frequentavo l'elementare sapevo già che avrei frequentato il liceo artistico, e quindi ho fatto il liceo artistico, poi ho insegnato 40 anni. E praticamente io ho insegnato. Dove? Dove? A Dogliani. Io ho insegnato a tutto Dogliani. Ivan, fratello, ma fratello d'arte, qui le macchine, queste macchine antiche. E beh, lavori sublimi, storie, anche il piacere di mantenere certi
punti fermi del tempo, no? Nella modernità. Sì. Certo, no, infatti e qui si mantiene ancora proprio quello, la vera stampa d'arte, e quindi la stampa dell'incisione che può essere solo fatta così e con queste macchine. E questo è importante. E sovviene una domanda, un pensiero: oggi c'è forse un ritorno, o forse c'è sempre stato, ma c'è un mondo che uiten, come si dice in piemontese, vuole, ci tiene, lo vuole, o in un mondo così moderno, veloce, molte volte siamo presi dal vortice e non consideriamo questi aspetti di memoria e di profumi particolari? Ma diciamo che c'è sempre un equilibrio, no? Per mantenere un equilibrio ci deve essere sempre un'azione e una forza di azione e reazione, quindi tanto il mondo va verso il moderno, quindi verso l'informatica e tutto quello che riguarda il mondo del computer, e secondo me tanto alcune persone cercano questi ambienti, no? Ritorni al passato. Parole sagge che ricordano quasi così, come pensiero, i pensieri del tempo, no? Degli Einaudi, di persone di misura che lasciano la ragione al buon senso. C'è mai, ma c'è sempre un equilibrio, così anche nell'arte. E qui c'è un cagnolino. E si fanno le scale per arrivare nello studio di Teresita, e guardate queste bellezze, dalle farfalle ai quadri. Sono innamorato di quei galli, di quelle galline, di quelle uova. Che sapienza pittura! Come ci diceva Teresita, già da bambina sapevo che facevo l'artistico. Lo dico, lo ridico, lo ripeto col piacere agli amici di Terra Verde. Osserviamo, guardiamo la terra, viviamola, perché ci sono bellezze ai nostri occhi, rapidi, veloci, molte volte sconosciuto, ma come dice il fratello di Teresita, l'equilibrio. E quindi osserviamo e notiamo. E qui i libri, sempre di famiglia, stampati dal marito di Teresita, libri di memoria, sempre con le incisioni. Ma qui guardate la bellezza, uno studio dove proprio c'è la langa infinita, i coppi, i tetti, le vite, il foliage che cambia colore e della bellezza. È curioso come mettere, come queste finestre, che questa carta è innevata di melograni con la neve al di fuori. Oggi abbiamo il sole in lontananza, ma è bello, questa è l'arte, è proprio il sogno di una neve che speriamo col sole all'infinito. L'arte per te cos'è? Un tuo pensiero in 5 parole. L'arte per me è la mia vita. Io posso dire che l'arte è la mia vita. Io sono costantemente qui nello studio che lavoro, perché quando lavoro sto bene. Cuori d'arte. Serafina, la salutiamo. Teresita, grazie. Grazie mille a voi. E continuiamo il viaggio ad Oglià. Camminiamo qui nel Borgo Castello, ma Dogliani è una magnificenza unica. Emanuele, tu che sei assessore anche all'urbanistica, quindi un grazie in più per quello che ci permettete di vedere di queste bellezze. Qui un'altra, qui c'è un'altra chiesa, un'altra opera dinanzi a noi, chiesa parrocchiale di San Lorenzo, secolo XII, e vedo anche qui Schellino. Sì. Allora, questa chiesa si distingue dalle altre opere dello Schellino per essere di origine del XII secolo, chiesa romanica, 3 navate, è stata successivamente oggetto di un progetto dello Schellino. Lo Schellino ha realizzato il campanile. Ecco, che camminiamo, lo vediamo perché è particolare, ecco che c'è un po' di contrapposizione, no? Sembra un po' di
di piacevole insieme. Assolutamente, il campanile è realizzato nel 1880 circa dallo Schelino, quindi in stile prettamente neogotico, mentre l'intervento sulla chiesa, che è stata trasformata da una pianta a tre navate ad una pianta ottagonale, è stata realizzata su progetto dello Schelino, ma dopo la sua morte, dall'architetto Arimondi. Quindi il progetto di riferimento è quello di Giovanni Battista Schelino, ma è stato realizzato successivamente. La particolarità è che questa cupola ottagonale è uno dei primissimi esempi di cupola in cemento. È un cammino con gli amici Sandra, Antonio, Manuele, qui un ippocastano secolare, e qui c'è un bel vedere di bellezza, unico. E come si può venire ad Odiani, non venire qui a Borgo Castello dal Belvedere e volgere lo sguardo, dove l'imponenza, lo sguardo in modo inaspettato si volge verso la parrocchiale, questa magnificenza, questa bellezza schelliniana e di questo cuore di Dogliano. Schellino, Schellino in 10, 15, 20, 30, 50, forse di più, ci vorrebbero libri, parole. Come si può definire quest'uomo riconosciuto a livello internazionale? E in questa decisa scelta del tempo, come un battito di piede, decisa scelta ad un tempo di creare quello che oggi viviamo con normalità, ma che non era normale. L'architetto Schelino ha lasciato un segno forte nel paese, in Dogliani, con le sue opere rimangono e rimarranno. Noi faremo di tutto comunque per valorizzarle, come abbiamo fatto nel caso della Cappella del Ritiro, che adesso andremo a visitare, che in questo momento ospita delle mostre d'arte. Là i ruderi rimasti del castello. Sì, lì abbiamo questa presenza che domina sul paese, che è la presenza del vecchio castello medievale della famiglia Perno di Carlera, che è una testimonianza e ci viene messo a disposizione a volte per delle manifestazioni che rendono parte integrante di tutta questa parte qua del castello e vengono fruiti anche dalla cittadinanza in occasioni particolari. Emanuele, qui un'altra Sacra Famiglia, si vede salendo a Borgo Castello, ma qui è un'altra opera schelliniana, si identificano subito anche ai non cultori, ma appare subito l'evidenza. Sì, questa è la cappella del complesso della Sacra Famiglia, Cappella del Ritiro, realizzata anche questa dallo Schellino. Il complesso è stato da lui realizzato e concluso dall'ingegnere Fusina. Questa cappella è stata oggetto di un recente restauro. Qui parliamo della fine del 1800, il periodo di lavoro dell'architetto Schellino, perché è mancato poi nel 1905, e incarna qui tutti gli elementi proprio della sua architettura, quindi queste modanature, queste traforature, le bifore, l'utilizzo del laterizio, creato con delle formelle veramente preparate ad hoc dalle fornaci locali. E questa torre? Sì, per quanto riguarda la torre è una torre antecedente dove l'architetto Schellino ha messo mano andando ad inserire i merletti in sommità proprio di un approccio romantico, la stessa cosa che aveva fatto al castello di Novello, che aveva adoperato ad un restauro di quel genere. Lui si è sempre diviso nel 1800 tra gli stili architettonici, i linguaggi espressivi di quel tempo, quindi c'era romanticismo, neoclassico e neogotico. Qui sull'ingresso ci sono i due artisti, Durando e il nostro artista Polastro. Polastro, e qui un'opera transizioni, beh, più che mai Dogliani e transizioni, dal tempo all'oggi e al futuro. È una mostra, in quest'angolo è di nuovo un'altra bellezza, artisti bravissimi,
E cuore, il colore, l'arte e poi la vita. Certo, penso proprio che sia un motivo stimolante quello che lei ha detto, un motivo che bisognerebbe sempre tener conto in questi periodi. Nel periodo che vive l'artista dovrebbe rappresentare le tematiche dell'oggi. Questa era la casa che comprò dopo ventenne e divenne la sua residenza, la residenza del primo presidente della Repubblica Italiana eletto. Il primo bicchiere di vino che ho bevuto in vita mia. Noi siamo appunto a Santa Lucia come zona di Dogliani, e la zona più esterna verso Monchiero e verso Alba, diciamo, e la strada finisce nel nostro cortile e siamo circondati dai nostri vigneti. Un fine, una strada che finisce ma che guarda il cielo e l'intorno e i buoni vini. Questa nasce subito come sala degustazione, in realtà appunto come hai detto te, noi viviamo qua, facciamo pranzo qua, è la cucina di mia mamma e abbiamo visto con gli anni che i turisti che arrivano, soprattutto gli stranieri che arrivano, apprezzano molto questa cosa perché è un po' come sentirsi parte della nostra famiglia. E qui sul taulasse, sul tavolo spesso ci sono i vini. I vini, già solo sedersi vicino a un tavolo così si sente già il profumo dei vini. Che vini producete? Che vini producete? Il Dogliani e poi? Ma noi normalmente appunto sono tante le tipologie, la degustazione normalmente sono questi vini che abbiamo messo qua e partiamo da un'Alta Langa di OCG, a uno Chardonnay, a un Langhe Sauvignon che è il nuovo vino, la new entry diciamo nella famiglia La Fusina. Il Dogliani sì. C'è. Poi c'è il Dogliani Superiore naturalmente e poi abbiamo, normalmente facciamo assaggiare una Barbera d'Alba Superiore perché abbiamo anche dei vigneti verso Monforte. Il Pinot Nero, che è il nostro vino un po' più particolare, che produciamo ormai dal 97, quindi da tantissimi anni. E poi concludiamo la degustazione con il nostro Barolo Perno, perché abbiamo due piccoli vigneti a Monforte, proprio in frazione Perno, anche una piccola cantina dove invecchiamo il nostro Barolo. E io mi sento girare la testa e come succede nelle scene di un tempo in cantina, a un certo punto si guardavano i vini, si muovevano i bicchieri e poi ci si chinava a capochino su un tavolo. E qui nella cantina, con gli sguardi sul Doglianese, una mappa storica, già esisteva dal 1700, vedete i vigneti, gli appezzamenti, questo è ogni casa, la memoria e la storia viva delle sue origini. Sabato e tu finalmente mi hai detto di sì.